nostra ragazza è buona Pasquetta e probabilmente mi cambierò perché il tempo è incerto, questa canottiera sotto la salopette non mi convince, metterò la t-shirt, però vabbè, buona Pasquetta. Vi siete appena persa, se avessi acceso la videocamera 30 secondi fa, una scena bellissima perché c'era Harry qui che riposava, il cane è venuto a sbirciare, quindi Harry si è innervosito perché questo è il suo territorio e gli ha fatto un agguato e ha fatto spaventare tantissimo il cane. Comunque, torniamo a noi. Nell'ultimo video, penultimo video, avevo fatto una panoramica, diciamo, sui prodotti bocciati del periodo. Parallelamente, adesso vi farò il video dei prodotti promossi del periodo e andrò per brand. Allora, avevo bocciato bocciatissimo due prodotti di Giada, se ben ricordate, quelli per i capelli, però nello stesso invio mi erano state mandate altre quattro cose che invece non solo mi stanno piacendo, ma mi stanno piacendo tantissimo. Tanto che il balsamo modellante ricci per capelli ricci e mossi lo sto usando. Tranne quando ho fatto la maschera coccoliva un paio di volte, lo sto usando da quando l'ho ricevuto e l'ho già praticamente finito, cioè sono qui. E per me è molto strano finire dei prodotti per capelli in così poco tempo, perché comunque avendone tanti li faccio girare, quindi mi durano parecchio tempo. Questo invece da quando l'ho usato mi ci sono trovato così bene che quando utilizzo il balsamo e non la maschera utilizzo sempre quello, quindi questo, scusate, quindi per le ricce assolutamente promosso, ha un potere districante molto alto, non lascia i capelli appesantiti, il riccio viene bene poi con lo styling, ma dello styling ne parleremo in un altro video perché mi state facendo veramente troppe domande, quindi si vede che non sono stata sufficientemente chiara sulla routine puro bio, quindi ne riparleremo. Altri tre prodotti viso, allora ce ne hanno quattro in realtà, uno me lo sono dimenticata in bagno che è il bifasico, ma quello lo utilizzo meno, devo essere onesta. Tre prodotti che uso praticamente quotidianamente sono gel detergente micellare, latte detergente struccante, mousse detergente struccante. Andando con ordine, allora, sono arrivata qui, ma se ne usa veramente un goccettino per volta. Gel detergente micellare effetto scrub. Vedete che ha dentro queste particelline scrubbanti? Questo io lo utilizzo non tutte le mattine, ma la mattina, perché io spesso la mattina uso solo l'acqua per lavarmi il viso, devo essere onesta. Quando sono di luna buona che uso anche il detergente, utilizzo questo perché è leggero, lava bene, non secca e mi piace molto questo lievissimo effetto scrubbante che dà alla pelle, mi piace molto molto molto. La sera invece i due prodotti che uso sempre insieme, tra l'altro se riesco a vedere bene sono arrivata più o meno qui del latte detergente, sono per l'appunto latte detergente e mousse detergente. La cosa strana è che io non sono una fan del latte detergente, è anzi un prodotto che non utilizzo mai perché mi rompe sprecare, diciamo, usare dischetti di cotone. Ma con questo, ah sì, qua sono arrivata, ma con questo non uso i dischetti di cotone. Allora, due pusciate sulla mano e massaggio il latte detergente sul viso asciutto. Dopodiché inumidisco le mani e continuo a massaggiare il latte detergente, che a questo punto diventa un liquido meno denso rispetto all'inizio e mi aiuta a struccare perfettamente anche gli occhi, ad eccezione di mascara difficilissimi da struccare, e lì è dove intervengo poi con bifasici, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché sciacquo con l'acqua, un'ultima passata con la mousse detergente struccante che mi leva tutti i residui. Mi sto struccando il viso perfettamente in questo periodo con questi due prodotti e me ne accorgo dall'asciugamano che non è macchiato da un sacco di tempo e il viso è perfettamente struccato, quindi molto 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 soddisfatta da tutti e quattro questi prodotti. Anche il bifasico non è male, ma lo uso meno, devo dire la verità, perché con questi due riesco già a struccare praticamente tutto quello che devo struccare. Passiamo a Nabla. Nabla, allora, promossissimo ultimo arrivo che è il Major Pleasure Mascara, ce l'ho su anche oggi, vi avvicino e vi faccio vedere questo mascara qua. Mi è piaciuto, aiuto, scusate, dove sono? Mi è piaciuto dalla prima applicazione e continua a piacermi tanto.
Ha un bel nero, mi piace perché è stratificabile, non mi macchia la palpebra, dura tutto il giorno, dà sia lunghezza che volume, insomma tutto quello che si può volere da un mascara, secondo me questo ce l'ha, quindi per me è promosso. Promossissimo anche questo pennellino che mi era arrivato, non so se ricordate la confezione fighissima del close up, c'è sempre quel fondotintino mancante che è nel mio beauty da ufficio. Sto usando principalmente, adesso la cipria l'ho spostata perché l'ho già messa in zona ciprie, sto usando principalmente fondotinta e pennellino, questo ce l'ho con me anche perché è piccolino, quindi entra nel mio beauty da lavoro e ho abbandonato ultimamente l'applicazione dei fondotinta con le dita perché mi trovo molto molto bene con questo pennellino qua, quindi della collezione non c'è niente che boccio, perché mi trovo bene con tutto. Le cose che però sto utilizzando di più, di più, di più, di più, di più sono mascara, fondotinta e pennellino. Tra l'altro, un paio di simpaticone mi hanno scritto nello scorso video, quello dove menzionavo il mascara, ah, che strano, che ti piace, di Nabla ti piace tutto. Ma ragazze, se secondo me è una buona linea e quasi tutte le cose che utilizzo su di me hanno un bell'effetto, le trovo facili, le trovo di un prezzo secondo me abbordabile. Cosa vi devo dire? Che non mi piace per partito preso? Non penso, almeno io la penso così. Dopodiché, poi, se c'è la gente in cattiva fede, non è un problema mio. Io Nabla la compravo anche prima che mi inviassero i prodotti e mi sembra di averne sempre parlato bene, con eccezione di qualche prodotto che continua a non piacermi adesso come non mi piaceva prima. Comunque, bando alle ciance, Puro Bio. Di Puro Bio, non vi avevo un po' bocciatino un paio di colori dei Lips and Cheeks. Il Double Dream Mascara, che è un mascara che ha avuto un successo pazzesco, cioè sold out in tutte le bioprofumerie, forse perché Clio ne aveva parlato bene. Ecco, questo è un mascara che a differenza del Major Pleasure, che mi è piaciuto da subito, ho dovuto... C'è una pinza da qualche parte, vabbè. Ho dovuto mettere un po' di volte, prima che non capisco come mi sta... Questa luce un po' che mi devia. Cosa vi stavo dicendo? Ah sì, che l'ho dovuto utilizzare un po' di volte prima di capire se effettivamente mi piacesse o meno. Vi devo dire che non è un per me promosso con 10, gli do un 7 all'8, nel senso che ha un bel effetto sulle ciglia, però con questo scovolino mi macchio sempre le palpebre. Sempre, cioè io quando metto questo mascara qua so che devo mettere solo questo mascara perché poi puntualmente con un cotton fioc mi devo andare a pulire la palpebra. Mi rendo conto che è un discorso di non universale, magari una ragazza con un occhio più grande, con delle ciglia più lunghe, non lo so, cioè probabilmente dipende dal... Scusate, non vedo bene. Ok, dalla mia forma dell'occhio, della palpebra, non lo so. Comunque io mi ci macchio sempre, sempre, sempre. E lo trovo un po' difficile da struccare. L'effetto sulle ciglia non è male, però ecco, se devo essere onesta, su queste cose ho un po' di fastidio, sul fatto che mi macchio sempre, che è anche un po' graffiante. Come scovolino, cioè a volte sento che mi graffia un pochettino. E l'ultima cosa che non mi fa impazzire è che si sgretola un po' quando andate a fare più passate, quindi è un mascara che secondo me va bene per chi ama le formulazioni bio, per chi ha delle buone ciglia di partenza e per chi non ama stratificare troppo. Ecco, però vi devo dire che non è un prodotto malaccio, l'ho utilizzato tanto e non lo utilizzavo con fastidio, diciamo, cioè ho continuato a usarlo per un bel po' di tempo prima che arrivasse Nabla perché poi sono passata a recensire lui, a provare lui, scusate. Promossissima la Sunset Fix and Fresh Makeup Mist di Puro Bio. Questa è arricchita con acido ialuronico. Queste mist ci sto facendo amicizia, mi piace tanto spruzzarle a fine make-up. Alla fine del make-up di oggi ho spruzzato questa, ad esempio. È profumata, è rinfrescante, fissa il make-up. In effetti noto che mi dura di più e poi mi piace che sia addizionata con acido ialuronico. Questi prodotti per l'estate sono assolutamente da tenere sotto mano. Dopodiché passiamo a... Voi dovete capire che io quando non ho le pinze in testa mi agito. Fenty Beauty, vi ho già parlato di questo gloss, in realtà non fa parte delle collezioni ricevute, questa me lo sono comprato io da Sephora quando c'era Ornella e lo continuo a promuovere, cioè è un promosso confermato, ce l'ho nel mio famoso beauty da lavoro e lo uso spessissimo, dà un bell'effetto lucido.
dura tanto, idrata, profuma, mi piace il colore, promossissima, è proprio uno di quei gloss che dici non è un classico gloss. E me lo richiesto anche. Poi, ultime cose, Paola P. Della collezione Paola P ho bocciato diverse cose, se ben ricordate, però a onor del vero devo anche promuoverne alcune, perché i quattro colori dei Paint for Lips usciti sono stupendi, 22, 23, 24, Cupcake, Cookies and Donuts, sono bellissimi tutti e tre, li vedete applicati tutti e tre in qualche video fa, non mi ricordo più quale, però se guardate indietro sicuramente lo rintracciate, sono tre colori bellissimi, tra l'altro... Il 24 donut, bello primaverile, gli altri due secondo me sono anche molto adatti per il prossimo autunno. Poi hanno un profumo, una durata, una facilità di applicazione, una colorazione tale, i Paint for Lips Paola P, che io ne parlo sempre benissimo perché li trovo proprio validi, validi, validi. Due prodotti per il viso che continuo a promuovere anche qua, la BB Cream Wonderful Skin, mi piace tantissimo, è sold out anche lei da quanto è piaciuta. Mi piace moltissimo l'effetto leggero, stratificabile e luminoso, non pesante che ha sulla pelle, così come l'acqua Glam, guardate che carina, allora adesso è trasparente, proprio acqua, vedete che il pigmento è tutto qui, shakeratina, e voilà. Mi piace l'acqua Glam perché a me piacciono i prodotti un po' brillantinati per primavera ed estate, e ormai insomma siamo praticamente a maggio quasi, cioè ci siamo, quindi mi piace a fine make up darmi una spruzzata di queste mist, questa magari quando sono più in fase idratazione perché c'è appunto l'acido ialuronico, e questa magari in estate perché oltre al viso ve la potete spruzzare anche un po' sul décolleté perché ha questo lieve brillio, non da palla da discoteca, però molto molto carino. Ok, fine video prodotti promossi, ce ne sarebbero probabilmente altri per appunto styling capelli, corpo, che sto usando con piacere nell'ultimo periodo, magari lo faremo poi più in là. Mi sto trovando molto bene con una crema corpo, con un doccia schiuma, styling capelli, continuo a essere molto molto contenta della mia routine parentesi bio, insomma ci sono diverse cosine delle quali poi parleremo più in là per quanto riguardano appunto capelli e corpo. Ok, ripeto, buona Pasquetta a tutte quante, sono le 11 più o meno, 11:10, io adesso metto sul video in carica, magari lo preparerò per domani e vado a una grigliata di compleanno sperando che il tempo tenga, Pasquetta è sempre un disastro. Noi ci vediamo al prossimo video, buona giornata a tutte, ciao! Make up, sulle labbra ho Peter Hack, il matita rossetto colore lingerie, per il resto la solita base che faccio sempre, ciao ciao!